buon pomeriggio, sono circa le 18, stiamo uscendo a fare il calasole, faremo delle esche e poi niente, poi caliamo, attendiamo e speriamo che sia un bel tramonto. Le condizioni sono veramente buone perché passiamo da un periodo di alta pressione a una instabilità, quindi il mare è leggermente rosso, c'è un po' di arietta e niente ragazzi, speriamo che sia un bel pomeriggio, spero di prevedere una bella cattura. Ciao ragazzi! Una palamita ragazzi, probabilmente una palamita non di grosse dimensioni, ci sta venendo incontro. Palamita ragazzi, c'è una palamita, adesso ve la faccio vedere ragazzi. Inizia bene il pomeriggio, dai, vediamo un po' come prosegue. Contro la densa della 0,6%, quindi un livello di TH con esina a uso recreativo. Su questo evento le motivazioni sono state appunto depositate, vedremo un po' che cosa succederà per tutti i negozi che hanno aperto e i tabaccai che appunto hanno venduto la cannabis light. Palamita ragazzi, bel esemplare. E siamo a due. Allora ragazzi, il calasole è quasi giunto al termine. In realtà si potrebbe stare ancora una mezz'oretta, ma a casa c'ho la morosa che mi ha fatto da mangiare, quindi devo andare a casa subito a mangiare. Comunque, la serata si è conclusa così. Abbiamo fatto il tramonto.
una ha una attrezzatura un po' più carina, sui 2 kg, questa è un po' più piccolina. Niente, diciamo che ci siamo divertiti. La palamita secondo me è una, cioè è la qualità di pesce più particolare, più tecnico da andare a insidiare, perché richiede davvero un'esperienza secondo me che si fa col tempo, dal discorso di come si innesca l'esca al discorso di come si cala, la metratura, la batimetrica, la ferrata, il combattimento. È davvero secondo me una specie di, una qualità di pesce davvero ottima per migliorarsi sempre e cercare sempre di perfezionarsi. Iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi su Instagram, sono anche su Facebook, come sempre Colmich. Un saluto da Gabriele Pissarà della Liguria. Ciao ragazzi!